Ciao ragazzi, un saluto dal Tarfone. Allora, spero che questo giro mi si senta meglio. Aspettate un attimo che abbasso. Ok. Scusate la qualità, però purtroppo Knights and Honor, quello vecchio, ok, ormai è finito da secoli. Io ho scaricato una patch HD e visto che domani esce il 2 e spero di riuscire a prenderlo e portarvelo, perché innanzitutto sono incuriosito io, ma alcuni di voi me l'hanno anche chiesto, io cercherò di portarlo. Ok, intanto vediamo com'è, perché è un gioco molto vecchio, molti di voi sicuramente non lo conoscono o ne hanno sentito parlare solo esclusivamente per un discorso di che sta per uscire. Ok, allora noi qua possiamo selezionare la fazione che andremo ad utilizzare. Ovviamente noi prendiamo l'Italia, qua possiamo vedere le varie nazioni come sono messe. Ok, giustamente il Papa non è mai possibile giocarlo, ma noi andremo a prendere l'Italia. Il gioco, spero che funzioni, ok, sì. Portate pazienza se la mappa si vede male qua sotto, ma come vi ho detto ho scaricato. No, aspetta. Ok, allora questa è Genova, queste sono le varie cittadine nostre. Ok, considerate che normalmente, ragazzi, voi vedete la metà. Come funziona? Io nel frattempo vado avanti, perché altrimenti se no faccio una brutta fine. Allora, abbiamo il classico income qui a fianco, come potete vedere. Poi vado a spiegarvi bene anche tutte quante le varie cose che sto facendo. Ok. E al momento sto facendo le taverne. Ok. In modo da farvi vedere al meglio come funziona il tutto, ma soprattutto per mettere a nostro agio le popolazioni. Ok. Perché abbiamo vari fattori. Allora, qui ci sono già e per fortuna sono messi a posto. Nel frattempo cominciamo a fare il fish. Ok, sì. Allora, praticamente come funziona? Noi abbiamo determinati valori che sono la pietà, i libri e i soldi. Ok. Nelle nostre città non possiamo fare tutto. Come potete vedere abbiamo solo 3, 6, 9, 12, 15, 3, 6, 9, 12, 15, 18 slot. Ok. Come potete vedere le strutture sono molte di più. Abbiamo le strutture militari, le strutture civili e le strutture avanzate. Tipo qui abbiamo il priorato, qui abbiamo le case. Ovviamente sono queste sono aggiunte in più. Ok. Di base non ci sono. Però diciamo il funzionamento è quello, ci sono gli edifici militari, gli edifici civili, gli edifici avanzati. Qui come potete vedere noi abbiamo un quantitativo di soldi e determinati tipi di edifici, tipo qui abbiamo dei monasteri, abbiamo tre monasteri, un villaggio e un porto. Quindi per cui gli edifici che dovremo andare a costruire qui, ok, devono interessare il porto, i monasteri e i villaggi, principalmente i monasteri. Ora andiamo a vedere la mappa. Questa è la mappa politica. Noi andiamo qua. Ovviamente facciamo offer patto di non aggressione. Purtroppo non si vede bene, ma cercherò di sistemare. Vedete, qua facciamo il patto con il papato. Patto di non aggressione. Ok, cerchiamo un attimino di sistemarci e di pararci un po' il culo. Qua ho chiesto una pace bianca. Perché se vogliamo vedere la nostra situazione con gli altri popoli, è questo. Tipo l'Italia, ok, l'Italia è in guerra con la Borgogna e la Sicilia. Va bene, ok. Nel frattempo cerchiamo di fare patti di non aggressione e patti di commercio. Bene o male all'inizio ce li accolgono tutti. Ok, qui ci hanno appena detto giustamente che abbiamo appena finito una nuova costruzione.
Burgundi, poi andremo a prendercelo. Vabbè, potremmo fare anche del, come si dice, dei matrimoni reali. Praticamente è la base del vecchio, di tutti i Total War praticamente, ok? Vedete, qua ci dicono cosa abbiamo fatto. Qui ovviamente, come potete vedere, abbiamo un 5% di incazzatura dalle tasse e dal town development. Le tasse perché? Perché abbiamo il tax collector, ok? Che ci dà più 3, meno 3, scusate, di happiness. Per cui, giustamente, malcontento generale. Qui abbiamo finito in Lombardia l'in. Allora, come vedete, la Lombardia non ha nulla di specifico, ok? Non ha cose importanti, quindi per cui noi potremmo tenerla per fare un insediamento militare. Facciamo il training ground, cioè la piazza d'armi, ok? Qui abbiamo il centro di commercio, town watch, un inn. Questa giustamente è Venezia, per cui gli facciamo il porto. Poi gli edifici pian piano vanno upgradati. Ma abbiamo, vediamo, qui abbiamo minerali, depositi di brine e pesce. Per cui, vabbè, adesso non posso farlo vedere, qua possiamo fare due miniere. Qui abbiamo finito il pescivendolo qua, ok. Voi dite, ma per conquistare il mondo si fa così? Perché io al momento ho solo truppe stupide che costano soldi e cibo. Il cibo è qua sotto, ok? Vedete, adesso è 17 su 100, ne produciamo uno tipo al giorno, ok? Per cui dobbiamo concentrarci su sistemare quello. Qui abbiamo il tax collector, qui abbiamo fatto l'in. Ovviamente possiamo fare anche, allora qua c'è la nostra famiglia, tipo la Simone è un bravo, è un economista di livello 1, un warfare, un religioso, questo è un warfare, religione, spionaggio. Allora facciamo così, Simone lo facciamo diventare un mercante, gli diciamo di andare a commerciare con, vediamo, il papato per soldi e ci finiscono qua. Invece l'altro nostro figlio lo facciamo fare un marshal, lo mettiamo in Savoia, eccolo qua. Back to the castle. Ok, ed è entrato dentro nei castelli. Praticamente sono i nostri generali. Nulla di più, nulla di meno. Qui possiamo vedere cosa sta facendo e possiamo anche importare delle merci o altro. Per le battaglie io adesso sto aspettando di ottenere abbastanza punti, ok, perché loro vengono a romperci le balle, ve lo dico già. 1, 2, 3. Ok. Cerco di tenere più truppe possibili, qua nel frattempo i soldi ce li abbiamo. A manetta, allora andiamo a vedere Genova. Genova ci ha fatto anche quello. Facciamo l'ostello, in modo da aumentare la felicità. Vedete qua adesso abbiamo un 0, meno 3, meno 2, perché abbiamo le tasse molto alte. E anche qui. Tax collector, vediamo un po' se c'è qualcos'altro che si può aumentare. Abbiamo toolsmith, qui abbiamo la chiesa che costa tantissimo. Vedete qua abbiamo la silver mine che ci fa fare un bordello di soldi, però giustamente ci dà infelicità e ci dà un po' di cibo, un po' di soldi. Qui abbiamo i windmill, vabbè, sono tante cose abbastanza semplici da poter capire. Qui abbiamo le città antiche nelle montagne, e qui abbiamo il priorato, abbiamo un po' di cose che pian piano possiamo sviluppare. Ovviamente per la felicità vediamo se trovo qualcosa. No, c'è solo quello al momento, sì. Qui dovrò far fare i vari level up alle città. Se mettiamo un personaggio, ovviamente con più o meno possiamo, come potete vedere in alto a sinistra, aumentare o diminuire la velocità. Non so come sarà poi nel gioco nuovo, però
giusto per farvi vedere come funziona il tutto. Qua, come potete vedere, abbiamo un piccolo resoconto. Ovviamente noi qui dobbiamo guardare cosa e come sviluppare. Se volete la Lombardia, ci va benissimo che faccia la zona militare. Savoia ha le pecore e l'argento. Genova ha i grani, i campi fertili, per cui potremmo coltivare tantissime materie prime, ok? Questo è il sale, praticamente. E ha il pesce. Cioè, abbiamo veramente tante tante cose che possiamo fare. Ovviamente poi i nostri personaggi acquisiranno anche esperienza. Vedete, qua ad esempio produciamo molto più cibo perché ne produciamo due, per cui la velocità è molto più... la velocità di acquisizione del grano è molto più veloce, per cui possiamo reclutare molto più velocemente. Qua a Pisa sarà contentissimo Max, abbiamo solo l'in. Al momento non possiamo fare altro. Vedete, un tax collector ci darebbe meno 3. Le tasse servono, ok? Però troppa infelicità, è abbastanza un casino. Noi aumentiamo un attimo il tutto. Ci costa, però dovete considerare che la felicità è la vostra base principale per tenere un governo buono, ok? Perché? Perché sennò poi avete i ribelli che vi insorgono in tutta quanta la nazione. Ovviamente ci sono i gruppi di mercenari, come potete vedere qua è arrivato, tipo mi ha detto che è in Corsica, eccolo qua. Questo è un gruppo di mercenari che potremmo assoldare e costano l'ira di Dio, ma veramente l'ira di Dio. Dovete portare qua un vostro generale e praticamente il generale comprerà quelle unità lì. Sono belle, sono forti, il problema è che, raga, veramente ve ne danno di santa ragione. Allora, qua faccio, continuo con i miei raid, perché mi serve offer, raid, ok. Allora, l'altra volta, eccolo qua. Allora, mettiamo a 0,5. Noi abbiamo adesso delle truppe che ci stanno assediando. Verranno ad assediarsi. Questa sono è la Sicilia. È la Sicilia. Vediamo un po' se riesco a reclutare gli ultimi. Perfetti. Prendo lui. Yes, my lord. E li mando a Venezia. Perché? Perché io so che loro stanno andando in Sicilia. Ovviamente io potrei fare lo sbarco e prendere la Sicilia per chiudere la guerra. Perché, ritornando sulla mappa politica, nel vedere le relazioni, vedete, siamo in guerra con loro e con loro. Bene o male, con il resto del mondo siamo abbastanza in pace, però nulla ci vieta di fare quello che vogliamo, insomma. Okay. Non mi ricordo se sono bonus e malus in caso di... si dice. Ah, ovviamente, se io vado su Venezia, posso reclutare le truppe per difendere Venezia. In base ai quantitativo di cibo e ai cittadini disponibili qua sopra, perché noi dobbiamo guardare anche i cittadini disponibili lì sopra, possiamo reclutare o meno le truppe. Ok. Spostiamo adesso ad uno. Ovviamente loro arrivano, hanno 438 soldati. Noi qui abbiamo... mi ricordo se sono 50. Allora vedete, qua lo difendiamo. Perdiamo malamente. Perché comunque loro hanno anche delle truppe mercenarie. Ok. Però al momento noi resistiamo. Potremmo anche decidere di difenderlo noi volendo. Di solito nell'attacco lo possiamo scegliere di fare il combattimento noi. Stile alla... come si dice, alla Total War, ok? Non è così dettagliato come alcune truppe, però diciamo che ci siamo vicini. Qua, come potete vedere, questo è il nostro morale, ok? E questo è quello nemico. Il nostro morale è alto, quello del nemico è basso, però stiamo perdendo truppe. Per cui facciamo fatica, ok? Però il morale del nemico sta scendendo molto velocemente. E... potremmo riuscire a cacciarli.
Se riusciamo a cacciarli in tempo... Ecco, vedete, abbiamo fatto una vittoria gloriosa. Vittoria, ok. I normanni ci chiedono un trattato commerciale. Vedete, qua si stanno ribellando. Qua abbiamo i ribelli. Pur avendo solo un 5%. Ok, Camelot è caduta, per cui dobbiamo andare a prendere questo. E dirgli di andare qua. Adesso lui prende, loro prenderanno la nave e andranno a combattere questo. Qui noi abbiamo... ci stanno saccheggiando un nostro villaggio minerario. Ok, per cui dobbiamo andare a difenderlo. Poi, siccome mi hanno rotto i coglioni, andremo ad attaccarli. Ah no, scusate, devo portarli prima qua. Fagli prendere la nave e poi... perché... scusate, è un po' che non ci gioco, ragazzi. Come potete vedere dalla grafica, ha anche una certa età. Qui ovviamente noi dovremmo 720 soldati. Da qua è bilanciato per noi. Allora, vediamo un po'. Esatto. Qui vedete, vanno a prendere... Perché dobbiamo portarli giustamente al porto. Prendono... allora, se qua facciamo ai lead, la combattiamo noi. Qui abbiamo preso... ok. Qui ovviamente vinciamo sicuramente. Potremmo anche andare a prenderci la Sicilia. Ma vi dicevo che i popolani sono abbastanza una rottura di coglioni. Capite il perché? Scusa, Ok, combatti. Qui adesso la vinciamo. Qui la stiamo vincendo. E ogni volta che combattono, prendono... Ok, abbiamo vinto. Non mi ha fatto il level up. Peccato. Andiamo in Sicilia. Anzi, andiamo prima a fare una roba così. Ah, abbiamo catturato addirittura un leader. Potremmo chiedere 3700 monete d'oro. Per riaverlo indietro, ma no, non ce li danno, non ce le danno. Vabbè, pazienza. La nave, come potete vedere, è sparita, per cui per imbarcarci dobbiamo di nuovo rientrare dentro. Purtroppo non abbiamo fatto livello, abbiamo preso pochissimi punti. Non posso reclutare nulla di più. Vieni qua. Ok, abbiamo vinto un'altra battaglia qua sotto. Lo mandiamo a prendere la nave perché dobbiamo riportarlo qua. Guardate Genova come è messa male, perché abbiamo la guerra e le tasse a manetta. Potremmo distruggere gli edifici, ok, per recuperare il, chiamiamolo, debito pubblico, okay. Ma purtroppo non ci conviene, perché avere tanti soldi, ragazzi, è comodo. Allora, qua stiamo costruendo, qua non stiamo costruendo. Vai, fai l'upgrade di questo. Ok, qua siamo a meno 4%, però volevo fare il militare. Fortilizio da più 2 felicità nella provincia, più 5% di siege attrition for the town, più di siege defense for the town. E questo è tanta roba. Però noi adesso, vedete, qua questo mi dà meno 1. Felicità. Ok, qua possiamo fare l'Axsmith, l'Armory. Allora facciamo lo Sword in modo che possiamo fare i combattenti. Allora, la Germania. Come Italy, we offer the King of Italy the chance to prove his honor against. Allora, ci avevano chiesto di attaccare Bisanzio. Sinceramente, no. Non abbiamo già. 2 guerre in atto ed è un casotto di prima categoria. Ora, dove cazzo sta la mia nave? Eccola qua. Ah, ovviamente le truppe, qua adesso non lo vedete, ragazzi, ma le truppe c'hanno anche il cibo da portarsi dietro. Per cui dobbiamo stare attenti anche su quello. Ok, qua
dobbiamo anche ricordarci che questi tornano, vedete, anche in Sardegna si sta aumentando abbastanza. Poi ci conviene anche a noi chiudere il più velocemente possibile le guerre. Vedete che la guerra pian piano sale, i danni da guerra pian piano salgono, per cui conviene chiuderle quanto prima. Ovviamente la Sicilia mi può interessare, perché avendo un contingente qua posso espandermi volendo in... Allora, il papà disonora l'alleanza con la Sicilia perché ha chiesto di attaccare l'Italia. Per cui il papà ci ha dato una mano. Ora, io provo, ma secondo me... No, potremmo farcela anche. Allora, se facciamo i lead, controllo l'assalto, ma non lo voglio fare. Bilanciata. Il morale nostro è alto rispetto a loro. E loro hanno 1, 2, 3, 4, 5, 6 contadini e 2 guardie contadine. Questo è ritornato. Ok. Ci mettono un bordello a costruire la roba, ragazzi, però al momento non possiamo fare altro, purtroppo. Allora, qua possiamo fare gli spearmen. Che costano, vedete, molto di più. Però sono difensivi. Allora, noi ovviamente comprandoli, ok, abbassiamo le truppe che poi possono spawnare e venire a romperci con lui. Allora, fermi tutti. Un prigioniero è morto perché? Perché abbiamo conquistato la Sicilia. Per cui la Sicilia ora è nostra. Lui ci ha fatto esperienza. Ok. E queste sono le abilità che possiamo scegliere. Allora, tipo, questo ci permette di ottenere il 15% di esperienza in più. Ci può tornare utile, come no. Allora, all'inizio io vi consiglio di guardarveli bene. Ok, insomma, a meno 5. In modo da decidere anche come utilizzarli. Vedete, qua sicuramente verranno fuori dei ribelli. Ok, potremmo mettere la potenza o sulla stamina oppure sul bonus di attacco contro i ribelli. Possiamo mettere il bonus d'attacco al morale. Ok, oppure Sword Mastery, che qua ci dà le bonus alle unità con la spada. Attack bonus durante la notte. Allora, qua mettiamo recovery, che è tipo sopravvivenza, per dice no, sopravvivenza. Le cure finite le battaglie. E poi mettiamo Night Squad. Attacco bonus più 5%. Ok. Allora, Z, Full Germany. Qua si chiedono di togliere i rapporti con la Germania, ma direi anche di no. Ok, la Sicilia è stata completamente eliminata da noi. Qui siamo già al 9%. Qui possiamo reintegrare le truppe. I contadini all'inizio vanno bene anche per questo, ragazzi. Lombardia per ora è stabile. Ok, Venezia. Non mi sta costruendo niente, Venezia, ma non è stabile nemmeno lei, per cui facciamo l'upgrade a quello. Vedete, Z ha onorato l'alleanza con il papato e ha dichiarato guerra alla Germania. E raga, cazzi anche lì, cioè dobbiamo stare veramente veramente attenti come si sistema il tutto, anche perché noi qui abbiamo un nemico che ha una roccaforte con le mura di pietra e una senza. Io aspetterei anche che venga fuori in modo da potergli fare i danni. Ovviamente con calma, io adesso vedo male perché non ho
il visuale. Qua pian piano stiamo conquistando tutto. Volendo, possiamo spendere soldi e pietà, ok, per prendere subito l'autorità in mano della regione. L'ho fatto, che comunque mi tornava utile, anche perché come potete vedere abbiamo religione meno 7, town development meno 3, tasse meno 3, guerra meno 16. Perché? La nostalgia e stanchi della guerra. E questa è la guerra del meno 6 perché abbiamo la guerra di là. Tasse, religione è perché abbiamo religioni differenti. E il tax collector dà un meno 3 nel development. Per cui, finito questo, noi dovremo fare la chiesa per cominciare a convertire la città. Sì, c'è anche da guardare quello, ragazzi. Per cui, se volete andare a espandervi nel sud, allora. Io però sono messo abbastanza male. Ok. Mi servirebbe un altro cavaliere. Un cleric, ok. Non possiamo addestrarlo perché servono i libri. Possiamo dirgli di governare però una provincia, ok. E possiamo convertire la provincia. 7000 monete d'oro, e ce le abbiamo a pelo, e 1000 di fede. Capite che è tantissimo. Ok, è veramente tanto. Ma foreign loyalist dogs are rebelling. Giustamente si ribellano. Ma fortunatamente io c'ho questo e lo combattiamo subito. Ovviamente la religione siamo andati a meno 14 perché stiamo cercando di convertirli. Per cui giustamente si incazzano. È molto molto difficile, bisogna stare molto molto attenti sulle cose che vogliamo fare. Però raga, purtroppo è così. La cosa positiva qual è? È che lui ci fa esperienza. Vedete qua nel frattempo. Ok, abbiamo finito un edificio in Toscana. Potremmo fare l'upgrade alla taverna. Capite? Possiamo mettere anche la taverna. Però qua in Toscana cosa abbiamo di buono? Abbiamo le pelli. Per cui andiamo a prenderle. Ragazzi, abbiamo fallito la conversione. Abbiamo buttato nel cesso 7000 monete d'oro. E giustamente ora non possiamo farlo. Libri ne abbiamo pochi. Vedete, qua si fanno vedere più o meno quello che stiamo producendo. Ok. Per cui abbiamo, qua possiamo decidere di aumentare le tasse o diminuirle. Vedete, se togliamo le tasse vado ad 81. Per cui quasi quasi io al momento le tolgo. Ok. Io le tolgo al momento perché in teoria potremmo fare anche lì l'importo delle cose esotiche. Perché così diminuisco l'incazzatura. Capite che sono andato a un 4% rispetto a delle possibili ribellioni che stavano per scaturire a breve. È vero, non faccio più tanti soldi, però ragazzi, qua abbiamo gente disponibile a manetta. Controlliamo un attimino le political view. Io sono in guerra. Cazzo, si sta espandendo questo però. Minchia, raga, potremmo prenderci tutta questa zona qua. Allora, qua come siamo messi? Mi ha quasi finito lo Swordsmith. Vedete, qua posso reclutare gli Swordmen e gli Spearmen. Ed è tanta roba. A new construction has been finished, Sire. Ok, perfetto. La Spearman, Fletcher.
Qui faccio l'armorier anche. Allora, trade a grind, ok, va bene. E cosa abbiamo? Trade good one. Your Majesty, we now possess the trade good hides. Ok, adesso praticamente abbiamo le pelli. Peace in your room, break off all the relations. Allora, ci chiedono di togliere le relazioni col papato. E noi andremo a fare una roba ancora più figa. Offer. Un'alleanza. È una cosa bruttissima. Ok. Perché adesso ci metterà in quei casini che neanche vi immaginate. Perché al momento il papato è sotto assedio. E so cazzi. Ok, so cazzi cazzi. E siamo a 30 minuti. A me, io mi sto anche divertendo, raga, però purtroppo il video diventa... Eccoli! Dove sono? Qui, in Sardegna, gli immortacci loro. Come siamo messi qua? Yes, Army Seaborn. Dov'è l'altro mio? Qua. Yes. For honor. E andiamo a prendergli quello. Quanti sono? Ok, sono tutte truppe normali. Sono tutte truppe normali. Ce la dovremmo fare. Vabbè, raga, più o meno vi ho spiegato come funziona. E se domani riesco a prenderlo, perché esce domani, ma non so bene... penso verso le 6 per cui sicuramente lo porto in live sulla piattaforma Viola e in caso ci faccio qualche video su YouTube per spiegare le meccaniche, ma sicuramente lo porterò sulla piattaforma Viola, per cui io vi aspetto domani e, se non è la sera sarà dopo domani nel pomeriggio che mi impratichisco anche un attimo, comunque vi faccio sapere sia su YouTube che su Twitch e sia sulla pagina del canale. Spero che la guida vi sia piaciuta, è stata un po' così, ma giusto per farvi capire cosa ci aspetteremo domani. E niente, dal Tarfone è tutto, un salutone, alla prossima. Ciao belli!